Work in progress, ragazzi, ecco qui, sto continuando i lavori, ho smontato tutto il mobile qui. È un casino veramente, ci stanno queste L da smontare, perché ho scoperto che qua dietro, perché il profilo non attaccava, c'è una trave che è da cambiare, quindi dovrò cambiare la trave qua dentro, così riesco ad attaccare il profilo da fuori. E cerchiamo pure di ricostruire qui, diciamo, la dinette con le due panche, quella ma casomai la lascio e poi vediamo. Intanto io vi aggiorno e continuo con i lavori. Oggi credo di mettere pure il pannello di finitura, manca questa parte qui. Questo, ragazzi, lo lascio un attimo aperto, così come, diciamo, oblò aperto, diciamo così, che passa soltanto la luce. Poi in futuro cambierò e ci metterò l'oblò fisso. Qui è tutto puntellato e per il resto siamo così. Guardate che casino. Ok, ragazzi, abbiamo svuotato tutto qui. Adesso è un'altra cosa. Adesso vado a levare pure questo. E adesso c'è molto più spazio. È tutta un'altra cosa molto più spaziosa. Adesso vado a controllare se tutto il resto, le pareti stanno bene, perché comunque mi sembrano solide. Soltanto avevo visto, come vi ho detto prima, quel profilo di là. Devo sistemare la trave qua dentro. E per il resto vediamo un attimo. Devo levare tutta questa carta, casomai rifoderare tutto. O vediamo. Devo pensarci un attimo. Ecco qui, ho dato pure una mezza pulita, adesso è tutta un'altra cosa. Adesso c'è molto spazio. Comunque, ragazzi, mi sto rendendo una cosa. Adesso vi dico una. Quando tutti dicono che i camper vecchi hanno molto più spazio rispetto a quelli nuovi, hanno veramente ragione. Perché voglio farvi vedere lo spazio che c'è, cioè guardate quanto è lungo. Cioè qui veramente c'è molto spazio. Adesso sì, andrà ricostruita tutta la dinette e tutto, ma posso dire che veramente c'è molto spazio. Cioè, io vabbè, ci sto in piedi, questa parte del pavimento è stata rialzata, però per il resto qui è molto alto, cioè qui c'è molto spazio, lì è un po' più basso, però diciamo che ci passo ve lo vedo. Un po' di spazio ce l'ho dal tetto. E voglio anche andare a sistemare questa parete, voglio sistemare questa cosa perché non mi piace da questa parte del bagno. Vi aggiorno tra poco su quello che sto facendo, purtroppo è al cavalletto, quindi continuo così il video. Ho sfoderato pure qui e qua ho messo un altro pezzo di trave, riattaccherò un altro pezzo lì, così posso rimettere il profilo da fuori. Alla fine qui questo e questi qui stanno bene, non si sono rovinati, soltanto diciamo la finitura esterna. Poi vediamo, casomai metterò il pannello fino a qui o metterò direttamente un altro pannello sopra. Vediamo, sfodero tutto e metto un altro pannello intero.